Tana delle Tigri su presunte mazzette e droga al comune di Pescara. Emergono nuovi particolari sul dirigente del settore lavori pubblici Fabrizio Trisi e novità delle quali ci parla in diretta Luca Pompei. Buon pomeriggio, Luca. Decine di affidamenti diretti e indiretti anche in somma urgenza, quasi come se il principale scopo fosse quello di assicurare lavoro ai suoi amici imprenditori piuttosto che garantire il meglio per l'ente pubblico. E questo è uno degli elementi predominanti nel modus operandi dell'ex dirigente del settore lavori pubblici del comune di Pescara, Fabrizio Trisi, che ricordiamo in carcere a Chieti da lunedì scorso. Un vero e proprio sistema, dunque, che secondo l'accusa avrebbe già posto in essere al comune di Pianella, dove prestava servizio già nel 2018, da dove tra l'altro l'indagine ha mosso i primi passi. Stando a quanto accertato dai magistrati inquirenti, Trisi si sarebbe reso responsabile di false attestazioni in accordo con il rappresentante legale della edilizia Candeloro, al fine, come si legge nelle carte dell'inchiesta, di consentire la liquidazione in favore dell'impresa appaltatrice di ingenti somme di denaro pubblico non dovute. Un sistema che poi proseguito, sempre secondo l'accusa, anche al comune di Pescara, dove Trisi avrebbe favorito a più riprese l'imprenditore Vincenzo De Leonibus, anche lui in carcere, alla carcere di San Donato, assicurandogli numerosi lavori, e per non destare sospetti avrebbe lui stesso suggerito di ricorrere al sistema dei subappalti. Ed è qui che entrano in gioco numerose società prestanome legate a De Leonibus, sulle quali la Procura proprio in questi giorni sta facendo approfondimenti. Insomma, una cerchia di imprenditori e di stretti collaboratori di Trisi e De Leonibus che avrebbero concorso alla realizzazione di un sistema a vantaggio di pochi e a discapito, sempre secondo della Procura, della collettività. A te, Gigliola.